Eravamo rimasti. Tuo padre e tua madre non sono sposati, disse sicura mentre cambiava i vestiti alla bambola. Siccome io non rispondevo, Rosina si spiegò meglio. I miei genitori, prima di avere me e i miei fratelli, si sono sposati come marito e moglie. Invece tuo padre e tua madre no. Hai capito? Sussurrò con voce spaventosa. Sono dei peccatori, quando muoiono vanno all'inferno. Me l'ha detto il prete, insistette. A quel punto pianse disperata, lanciando grida che furono sentite anche nella piazza. La festa a cui mia madre aveva accennato non si fece mai, e io al mio solito modo evasivo non domandai più nulla. Alice e Francesca andarono dal giudice a tutelare, e la vita continuò come prima. Nulla era cambiato e mia madre continuavamo a vivere sole. E ogni pomeriggio Francesco veniva a prendermi per portarmi a passeggio. Di diverso c'era solo che non andavamo più a darle una peppina a curatore, perché quando mio padre arrivava era già troppo tardi per allontanarsi dal paese. Questa impossibilità che ci dava l'agio di percorrere svariate volte la piazza, tenendoci per mano e passeggiando lentamente, non tardò a prendere le forme di un'abitudine. Al contrario di mia madre, che non aveva, scusate, mai secondato i riti sociali del paese, quasi che le fossero completamente sconosciuti e non venisse lei stessa da una contrada del centro Italia, Francesco si piegava amabilmente a essi e anzi sembrava avere dentro di sé un istinto naturale che lo guidava a soddisfarsene e a inventare degli altri. Lungo tempo fummo l'attrazione del paese, parlavamo di noi in ogni cosa, le nostre sortite quotidiane costituirono un appuntamento immancabile con chiunque volesse incontrarci. Dopo l'avvero silenzio imposto da mia madre, finalmente, anche le curiosità più bizzarre e invadenti trovarono orecchie per essere ascoltate, e quel che maggiormente conta, trovarono risposta alle domande. Ascoltai la storia del riconoscimento colorirsi di particolari inediti a ogni nuovo racconto, sicché una delle ultime volte che fu necessario ripeterla quasi non somigliava più alla prima. Ciò che subì fin dall'inizio una radicale modifica, con l'accordo dello stesso autore, fu il ruolo di Giovanni Cantalupa. Si capì subito, infatti,